6 ottobre 2021 nel ricordo dei martiri lancianesi, in una commemorazione sentita, partecipata, da sempre vissuta nella commozione di un periodo tra i più difficili della storia contemporanea, quando Lanciano diede il proprio contributo di sangue nella speranza di libertà di un futuro migliore sul finire del secondo conflitto mondiale. La città prese le armi contro i tedeschi tra il 5 e il 6 ottobre del 1943, prima dopo Napoli, con la medaglia d'oro al valor militare che ricorda il coraggio e gli ideali dei giovanissimi martiri lancianesi. La cerimonia ha visto la partecipazione di scolaresche, autorità civili, militari, combattentistiche, nel momento di riflessione che segna da oltre 70 anni l'esempio di una gioventù mai dimenticata. Maria Saveria Borrelli, presidente ANPI della sezione lancianese, nel suo intervento. Interessante, ragazzi, conoscere questa storia. Solo la conoscenza ci rende liberi di non tornare a fare gli stessi errori. Qualcuno dice forse Lanciano, ma io dico l'Italia intera, non ha ancora fatti i conti con la sua storia. Una storia dolorosa, fatta di sofferenza, di assenze, di rinunce. Allora, che significa fare pace con la propria storia? Significa conoscerla. E significa anche condannare quello che è stato, tutto il male e la sofferenza procurata. Fino a quando non esce dalla nostra bocca che il fascismo è un crimine, la Costituzione non potrà essere assolutamente onorata.